Radio Potenza Centrale Notizie. Buongiorno da Carmine Albanese, Salerno Avellino, ok alla terza corsia. Il Consiglio Comunale di Baronissi ha approvato il progetto definitivo di messa in e realizzazione della terza corsia redatto dall'ANAS in collaborazione con Regione Campania, Provincia di Salerno e i comuni di Baronissi, Salerno, Fisciano, Pellezzano per quanto riguarda il raccordo autostradale Salerno-Avellino. La gara di appalto di 176 milioni di euro sarà espletata entro la fine dell'anno. Acqua e frutta per anziani senza dimora. A Bari saranno distribuite l'acqua e la frutta per le persone vulnerabili senza fissa dimora per far fronte alla straordinaria ondata di calore che sta invadendo tutto il centro-sud. L'iniziativa è a cura dell'assessorato al welfare del comune in collaborazione con il centro polivalente per anziani, il progetto SCIAM, le unità di strada e l'ADA, associazione per i diritti agli anziani. Freccia Rossa, partner del Marateale. Tutti coloro che vogliono partecipare al Marateale 2022 che si terrà a Maratea dal 27 al 31 luglio e vorranno utilizzare le frecce avranno una speciale offerta. Inserendo il codice Marateale in fase di acquisto sarà possibile usufruire di una tariffa speciale eventi con sconti dal 20 al 50%. Freccia Rossa infatti sarà il partner della manifestazione. Potenza Calcio, arriva Riccardi. Durante il primo giorno d'allenatore di Sebastiano Siviglia, che ieri ha visitato la sede della squadra e lo stadio Viviani insieme al suo staff, il Potenza Calcio ha comunicato l'acquisto dell'ala sinistra Pasquale Riccardi, classe 2003, cresciuto calcisticamente nell'Ascoli e la scorsa stagione in forza al Bitonto. Il direttore sportivo Natino Varrà ha espresso in una nota la sua soddisfazione per essere riuscito a strappare il giocatore alla concorrenza di diverse squadre di Serie C. Da Carmine Albanese è tutto, aggiornamenti alla prossima edizione. Radio Potenza Centrale Notizie.